Un anniversario ancora più amaro, un dolore che si rinnova. 66 anni fa gli Stati Uniti sganciavano la bomba nucleare sulla città giapponese di Hiroshima. Alla cerimonia per ricordare la tragedia che uccise almeno 140.000 persone c'era anche il premier Naoto Kan. Il suo pensiero è andato al disastro di Fukushima. Rifletteremo profondamente sul convincimento che l'energia nucleare sia sicura, analizzeremo a fondo le cause dell'incidente per garantire sicurezza e implementare misure fondamentali, mentre diminuiremo il grado di dipendenza dalla produzione di energia nucleare, puntando a una società indipendente dall'energia atomica. Decine di migliaia le persone riunite al Peace Memorial Park, dove quel che resta della loro camera di promozione industriale ricorda ogni giorno quel 6 agosto del 1945 e una fiamma che continuerà ad ardere fino a quando nel mondo non scompariranno tutti gli ordigni atomici.